Oggi 22 di giugno 2017 festeggiamo una ricorrenza sui 30 anni della fondazione della Colombo Filippetti di Torino, che poi è diventata CFT. Abbiamo invitato tutti i nostri migliori clienti, più affezionati, insieme con i nostri rappresentanti e agenti, a festeggiare con noi questa ricorrenza. Siamo riusciti a resistere alle crisi, a tutti i problemi che ci sono stati. Siamo risorti dopo un periodo abbastanza, insomma, come è stato per tutti. E adesso ci teniamo a festeggiare un po' con sicuramente i clienti e anche con i dipendenti, perché insomma il successo è un po' di tutto il gruppo. No? Domani sera ci sarà la festa con i nostri dipendenti e tutti i loro familiari, quindi un ritrovo che penso farà piacere un po' a tutti. È il nostro referente. Innanzitutto voglio ringraziarvi a tutti per la partecipazione. Oggi facciamo 30 anni della Colombo Filippetti Torino, che poi è diventata CFT Rizzardi. E vorrei ricordare un po' la strada che ha fatto la CFT come Colombo Filippetti. Partendo, ovviamente dobbiamo partire un pochino prima rispetto all'87, perché la nostra storia, la nostra svolta è avvenuta nel 1981, quando abbiamo costituito un ufficio tecnico insieme con altri soci e abbiamo avuto l'agenzia dalla Colombo Filippetti di Casilano. Tecnici, non eravamo dei commerciali. Ci siamo adeguati a fare i commerciali e ricordo il primo ordine che abbiamo avuto da Comau consistente, non so Gianfranco se ti ricordi, siamo andati a discutere l'ordine in Comau e Gianfranco ha il pagamento e a 60 giorni. Voi sapete, chi è del Comau sa benissimo che i 60 giorni non c'era nessuno che gli pagava 60 giorni. No. Gullino, ragazzi, c'è Gullino del Comau. Sacrifico io. Che sono quasi tutti qui presenti, a parte quelli molto distanti come Ryzen, non tutto noi, ma il Naibo del Brasile, e poi il Mar
Aragoni, Lolli, eccetera, quelli italiani che ci stanno aiutando, aiutando molto. Come ultimi, ma non ultimi, ovviamente ringrazio i miei figli. Ringrazio anche mia mamma perché anche lei nell'azienda ci ha messo del suo, tanto, e tuttora ci sta lavorando. Ultimamente, speriamo, no, vabbè. No, hai detto tutto tu. Va benissimo così. Sì, chiaramente tutta la passione che ci hai messo e che ci metti tuttora. Viaggiando per 40.000 km all'anno, insomma. Sì. 50.000, vabbè. 50.000. Sì, è vero. Sono quello che, diciamo, ci dà la voglia di continuare. Speriamo di festeggiare anche i 60 anni. Anche 50, vabbè. Anche 50, 40. Va bene. Giusto. Okay. Grazie a tutti. Condiviso con me la passione che tuttora ci porta ad essere presenti in azienda e a fare le cose che stiamo facendo a favore dei nostri figli e a favore dei nostri collaboratori. Il ringraziamento peraltro va a tutti i collaboratori che sono riusciti a vivere con persone che hanno una forte passione, una grande motivazione, a volte non è semplice. Tanto per darvi un esempio, Renzo, peraltro devo ringraziare e mi associo a Roberto quando si ricorda anche le tensioni familiari e quindi anche la famiglia, i figli e soprattutto le mogli. L'ho trovato in un banco con un bel tir di traverso e fortunatamente sono riuscito a fermarmi col muso che andava sotto. Ma l'idea era sempre quella che avevamo firmato il nostro... L'idea era quella che avevamo... Credo che mia moglie lo scopre adesso. Sono riuscito a fare la marcia indietro e passare. Grazie mille a tutti. La bravo.